senatori ammazzati a gesso lungo. Solfara Trebonella, 3 morti. Solfara Tomminelli, 23 feriti. Solfara Rabia Tallarita, 8 morti, 10 feriti. Solfara Gesso Lungo, 8 morti, 64 feriti. Spara prima la mina, mezz'ora si guadagna. Me ne infischio se rischio che di sangue poi si bagna. Tu prepara la bara, minatore di Solfara. Sono uno della sciagura della Gesso Lungo. Sono stato uno dei più feriti. Non ricordo altro perché prima dello scoppio ricordo che alle 7 eravamo nella galleria del 7° livello. È scoppiato e poi non ricordo altro. E insomma, chi arrivava morto fuori, chi arrivava ferito, chi arrivava cieco. Io mi trovava a 4° livello. Mentre che attaccavamo queste asini, intervisto ho visto una grande ventoleata forte, che tanto si è visto volare pure l'asino con tutte le vagoncine attaccate che avevo, no? Mentre che mi trovavo io con mio fratello vicino. Allora subito ci siamo messi in riparo, la ventoleata è passata avanti. Manco passano così 10 minuti, ho visto arrivare da tanta gente che piangeva, che bruciate, che erano lacrimando, tutti imbrolazzati, tutti incenerati di polvere. E mio marito ancora non veniva. Allora è venuto un amico, signore sta tranquilla, suo marito deve venire, ma io non veniva a venire nessuno. Scendo un'altra volta al 4° livello e vado giù. Fondo della miniera, il fondo della miniera, trovava gente che andava.
funerale sono state veramente così atroci, così lamentosi, che non c'era uomo o donna che non poteva piangere. Bambine che chi più che in meno ne aveva tre, chi quattro, giustamente sono, siamo tutte dalla famiglia quasi numerose. In Sicilia possiamo dire che abbiamo tutte famiglie numerose. Conclusione, ci sono state delle autorità che poi si sono interessate. Però queste cose si fanno soltanto allora quando si è perso, come si vuol dire, la persona più cara. Lavoro in miniera, da un minuto all'altro rischia sempre la vita. Si parla che io faccio 6 giorni alla settimana e guadagno 9.000 lire, 10.000 lire alla settimana. Ah, a casa mia siamo 12. Non potevamo vivere. E tutto è questo, nella vita dei minatori, è tutta sacrificata. Che non siamo valutati, che se vorremmo valutati, o dei governi o degli industriali, perché gli industriali sempre cercano di spruppare alla unità massimamente qui a Caltanissetta, meglio dire in Sicilia, che non siamo rispettati come dovessero essere rispettati. Che se fossero rispettati bene, magari dice, vado a morire, pazienza. Ah. Anche c'è questa sfortuna nelle miniere, che oltre al pericolo c'è la questione salario. E la questione salario si fa sempre venendo meno alla retribuzione di quelle che sono le 35-40 mila lire, ancora deve guadagnare in meno a questo. Perché prima di ottenere il salario deve fare almeno le sue 15 giorni di sciopero, 10 giorni di sciopero, 5 giorni di sciopero, a seconda di mese. Perché così si lavora in miniera praticamente. Non si lavora al mese sicuro. E io, dopo 48 anni di lavoro in miniera sotto le vigne della terra, oggi sono arrivato con una misera pensione, ma c'è una pensione con 4 in famiglia che guadagno 21.300 lire al mese. Quindi come posso fare a vivere con questa miseria? Sciopero che è andato bene, a 61, nel marzo 61. Mi ricordo che è stato uno sciopero per la classe operaia molto bene. Mi ricordo. Perché abbiamo fatto, si può dire quasi, un duello con l'amministrazione. E in fin dei conti abbiamo riuscito noi altri. Avere qualche piccolezza, no? Oh,
lavoratori ammazzati a gesso lungo, ora piangono i signori e gli portano dei fiori. Hanno fatto in paradiso un corteo lungo lungo, da quel trono dove ha assiso Gesù Cristo gli ha sorriso. Spara prima la mina, mezz'ora si guadagna, me ne infischio se rischio che di sangue poi si bagna. Tu prepara la bara, minatore di zolfara. Hanno fatto un gran corteo con i quattro evangelisti, tutti quanti li hanno visti, con San Marco e San Matteo, con San Luca e San Giovanni e i compagni che da prima lavorando nella mina sono morti in questi anni. Spara prima la mina, mezz'ora si guadagna, me ne infischio se rischio che di sangue poi si bagna. Tu prepara la bara, minatore di zolfara. Dopo la dimostrazione, Gesù Cristo li ha chiamati. Zolfara Trebonella, tre morti. Zolfara Tumminelli, 23 feriti. Zolfara Rabia Tallarita, 8 morti, 10 feriti. Zolfara Gessolungo, 8 morti, 64 feriti. Gesù Cristo li ha chiamati.